Amici, ma soprattutto amiche di Meta.it, bentornati, siamo di nuovo al recap, oggi è venerdì, quindi andiamo a vedere una settimana, devo dire, piuttosto moscia, stavolta, notizie non eclatanti, non di gruppi strafamosi, nemmeno, insomma, sono dovuto andare a pescare delle cose un po' particolari, se vogliamo anche minori come risonanza, perché sapete che mi piace poi andare a sfruttare le notizie per parlare di qualcosina, per affrontare delle tematiche insieme a voi, vediamo un po' anche cosa ne pensate voi a proposito. Iniziamo dalla quinta notizia della settimana, notizia di una rilevanza a dir poco mondiale, comunque è curiosa vedere questa cosa che ormai l'hard rock e heavy metal proprio spopola, soprattutto per quanto riguarda questi gruppi a livello internazionale. Infatti, i Guns N' Roses, pensate, sono stati chiamati a chiudere con un concerto il campionato mondiale di Formula 1 che si svolgerà il 25 novembre ad Abu Dhabi. Ci sarà appunto l'ultima gara della stagione e appena terminata la gara ci sarà questo mega concerto, un evento pazzesco, incredibile, sull'isola di Abu Dhabi con i Guns N' Roses che andranno a chiudere. Il campionato mondiale Formula 1. Pensate che risonanza, che evento pazzesco, meno risonante, ma l'heavy metal, comunque in questo caso sì, il thrash metal, entra comunque in un palcoscenico molto molto importante, molto sportivo ovviamente, perché parliamo dei Tankard, forse avete letto in settimana, che suoneranno nuovamente alla finale di Coppa di Germania il prossimo 19 maggio, quindi insomma ci siamo veramente fra poco più di una settimana. Finale che sarà tra Bayern Monaco e Eintracht Francoforte, di cui i Tankard sono accesissimi tifosi, quindi per la terza volta, perché è già successo nel 2006 e nel 2017, Gerre e Soci suoneranno allo stadio, insomma l'inno della loro squadra del cuore, appunto l'Eintracht. Vabbè, in bocca al lupo, vinca il migliore, vedremo un po' come andrà a finire. Per quanto riguarda la terza notizia, ahimè, due lutti, purtroppo. Uno ci colpisce anche in maniera diretta, visto che si tratta di un personaggio italiano. Il primo riguarda il batterista Ben Graves dei Mardeldors, che è scomparso pochissimi giorni fa, l'altro ieri se non erro, a 46 anni a causa di un cancro, ahimè. E l'altra brutta notizia ci riguarda, come detto, da più da vicino, perché il povero Fabio Allegretto, in arte Lord Blackheart dei Gunfire, gli anconetani dei Gunfire. Anche lui è deceduto a 55 anni ed era ammalato da tempo. Beh, ovviamente condoglianze vanno alla famiglia, nonché agli amici e al resto del gruppo. Per quanto riguarda la seconda news, qui ovviamente si creeranno un po' di voci, un po' di voci discordanti si sono già create, io volevo portarvi all'attenzione per quanto riguarda una notizia che c'è stata in settimana riguardo un gruppo, diciamo, nuovo, diciamo così, perché è il debut album per la Rockshots Records del nostro amico Roberto, dei Cormac, un gruppo folk metal che appunto ha siglato un accordo con la Rockshots e a fine giugno uscirà il debut album. Cosa c'è di strano in tutto questo? Assolutamente nulla, peraltro io non ho ascoltato nemmeno quell'anteprima che insomma è presente sulle news di questo genere, che ci è arrivata anche a noi ovviamente. Quindi io sto parlando a prescindere dal tipo di musica e dalla qualità della musica che propongono i Cormac. Quello che ha suscitato un minimo, per carità, di clamore è la foto con cui si sono presentati per questo comunicato stampa. Foto che ovviamente adesso vi metto in sovraimpressione a coprire il mio viso, e voi sarete assolutamente più contenti rispetto a vedere il mio viso, perché state vedendo, tada, eccole qua, c'è bisogno di descriverle cosa vedete. Allora, qual è il discorso? Ovviamente c'è chi si è schierato contro questo tipo di comunicazione, che ovviamente va a mettere in mostra abilità non propriamente artistiche, ed altri che invece hanno detto: ma fatevi un po' gli affari vostri, non vedo perché non si possono presentare come vogliono, visto che peraltro non avete ascoltato nulla, non sapete nulla della musica che fanno, quindi insomma, perché discutere? Ovviamente io, da buon dinosauro retrogrado, come fra l'altro mi state commentando ultimamente, e comunque fate bene, soprattutto i nuovi arrivati, insomma, visto che stanno andando a ripescare i vecchi video più vecchi, quindi dove un po' mi criticate il mio atteggiamento un po' oltranzista, un po' retrogrado, io faccio parte della prima schiera, quelli che insomma non voglio dire che sono scandalizzato, perché vivo nel 2018 anch'io, ahimè. Però se devo vedere atteggiamenti da TV, da musica pop, da chi secondo me ha poco rispetto per il lato musicale, magari sono dei geni, non sto dicendo questo, però
se ti presenti così vuol dire che stai cercando di mettere l'attenzione su un tasto che non è quello musicale. E questo discorso, che già mi fa abbastanza schifo per quanto riguarda la musica pop, quello che vediamo quotidianamente in televisione, applicato al metal, sinceramente mi fa veramente cadere le braccia. Poi qualcuno mi ha detto: vabbè, ti stupisci ora? No, non mi stupisco più, ma certo non è che mi fa piacere vedere cose del genere. Vabbè, in bocca al lupo in ogni caso alla band, in bocca al lupo ai Cormac, che magari faranno veramente un bel disco. Io me lo auguro, che la cantante, ormai diciamo il nome, Zaira De Candia, magari è anche bravissima, io come dire auguro il meglio sia a loro che alla Rockshots Records, ma insomma questo atteggiamento a me non è piaciuto. Fra l'altro colgo l'occasione, ormai lo sapete che sono prolisso, colgo l'occasione per porre l'accento su una questione che con Facebook secondo me si è ribaltata nel giro di pochi anni. Chiunque avrà più di 20-25 anni ricorderà che per anni e anni e anni c'è stata la polemica sul fatto che in Italia la scena fosse molto invidiosa, molto gelosa di un gruppo dell'altro, che ci fossero state sempre voci malevole alle spalle, si parlava sempre male di un gruppo rispetto a un altro gruppo, un ambiente malsano, insomma, che ovviamente alimentava gelosie, ipocrisie, polemiche e cose varie, che secondo me è rimasto. Però magicamente sto notando che nessun gruppo parla più male dell'altro su Facebook o comunque sui social. Magicamente tutti appoggiano le scelte degli altri, è tutto un continuo di scambio di grande, come siete forti, come siete bravi, dal vivo spaccate, il vostro ultimo disco è bellissimo, quando 10-15 anni fa in su era tutto un ma hai visto quelli che scarsi, mamma mia, ma te pare quello come canta, quell'altro non sa suonare, quella Nami, quella Nazzozza, era tutto così. Adesso magicamente si è tutto ribaltato. Secondo me questo aspetto dei social ha veramente modificato questo atteggiamento, nessuno dice più male dell'altro pubblicamente, perché magari chissà, è brutto, fa brutto, magari si può ottenere qualche scambio di favori, se poi si rimane antipatici a qualcuno poi viene negato dello spazio in un concerto, da un'agenzia, da un'etichetta, insomma. Bella sta cosa, veramente io la penso così, ditemi voi la vostra, sia sui Cormac sia su questo cambiato, questo mutato atteggiamento dei gruppi italiani tra di loro. Veramente ci ho fatto caso già da un po' di tempo ovviamente, ma questa news dei Cormac me l'ha riportato, mamma mia quanto sono andato lungo, ma vabbè, tanto poi i dischi in uscita sono veramente due questa settimana. La prima news della settimana riguarda ovviamente, eccola qui, me l'ero messa da parte, la carissima, tra virgolette, perché io non la sopporto veramente, Sharon Osbourne, la moglie di Ozzy Osbourne, che pensate per un giorno si è dovuta calare nelle vesti del povero misero mortale come noi, perché la signora si è lamentata a dir poco con le autorità messicane, poiché doveva assistere a un concerto del marito ovviamente in Messico. Lei con col suo jet privato ha volato fino in Messico e una volta atterrata si è resa conto di non avere il passaporto. Lei era convinta di poter tranquillamente attendere lì sull'aereo che qualcuno le portasse il passaporto da Los Angeles. Invece le autorità messicane hanno applicato la legge, giusta o sbagliata che essa sia, insomma, funzionava così, e le hanno detto: no, signora, lei qui non può stare, non può attendere il passaporto qui, deve ritornare via e poi si vedrà. Lei ha accusato le autorità di trattenerla troppo a lungo, l'aeroporto ha chiuso, quindi ha dovuto passare diciamo la notte lì, ed è dopo aver fatto rifornimento al proprio jet, è dovuta ripartire e andarsene a Los Angeles e recuperare insomma il passaporto. Poi ci ho fatto tardi e quindi ho saltato ovviamente il concerto di mio marito. Mamma mia Sharon, va, incredibile, cioè sei stata, guarda, relegata tutte quelle ore nel tuo jet privato, che immagino sia un cesso, una catapecchia, veramente una cosa, quel tipo Pappa e Ciccia, ricordate il film di Banfi e di Villaggio? L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Immagino proprio che tu abbia dovuto stare in questo posto bruttissimo perché solo perché ti sei dimenticato il passaporto, cioè voglio dire,
tutti si dimenticano il passaporto una volta che uno deve prendere un aereo. Benvenuta nel mondo dei miseri mortali, che poi ti lamenti pure, mamma mia, io sta gente veramente non la sopporto minimamente. Va bene, andiamo a vedere che cosa esce in settimana, me l'ho segnato ma non sul fogliettino, me l'ero appuntato qui, anche perché sono veramente, ve le segnalo veramente solamente due questa settimana, la prossima sarà molto più ricca, ma questa vi voglio segnalare solamente i Lords of Black, che escono con Icons of the New Days, il disco che esce per Frontiers, ovviamente questo venerdì, oggi quindi 11 maggio, e un disco molto più estremo, ovviamente parliamo dei Skinless con Savagery, il disco che esce per Relapse. Vi dico solamente questi due dischi, che secondo me sono gli unici degni di una certa attenzione, perlomeno tra quelli diciamo di una certa risonanza. Poi ne escono 1,5 miliardi al mese, veramente a volte per etichette sconosciutissime, peruviane, cilene, Singapore, però magari sono buoni. Ma non stiamo a dirli qui in video, mentre per quanto riguarda invece questi, me li ho segnati nel mitico fogliettino, i concerti della settimana. Allora, stasera iniziamo. Stasera, venerdì 11 maggio, ci sono i Marduk che continuano il loro tour con i Ragnarok e gli Infernal War, suoneranno al Revolver di San Donà di Piave. Mentre stasera inizia anche l'Isola Rock, no? Quindi la prima serata dell'Isola Rock, un concerto, un festival, anzi, gratuito, tra l'altro molto molto interessante, e come gruppo principale della serata ci saranno gli Strana Officina, quindi un bellissimo appuntamento, un bellissimo appuntamento che prosegue anche domani, sabato 12, dove il gruppo, diciamo, emblema della rassegna per la seconda serata sarà quello di Labyrinth, quindi veramente un bellissimo concerto. Strana Officina, che non suoneranno solamente stasera ma suoneranno anche domani, saranno qui a Roma alle Tit Beer, mentre sabato ci sarà anche un altro bel festival, quello dedicato all'etichetta Argonauta, quindi ci sarà l'Argonauta Fest 2018 che si svolgerà a Vercelli. Facciamo un salto avanti di qualche giorno, mercoledì 16, un gruppo veramente, non mi è mai piaciuto, soprattutto inizio carriera, tipo Onward to Golgotha, era un disco che era incensato, anche adesso insomma è abbastanza ritenuto molto molto valido, a me non è mai piaciuto, invece piano piano gli Incantation sono andati a piacermi sempre di più, sebbene non siano mai entrati propriamente nelle mie grazie. Mercoledì 16 saranno qui a Roma al Traffic insieme ai Suicidal Causticity, mentre giovedì 17 saranno a Bari, poi il tour continua ma lo vedremo nel prossimo recap, perché siamo arrivati a giovedì 17, quindi poi ne riparleremo il venerdì prossimo. Io penso che in queste ore riuscirò finalmente a caricare il video degli Anthrax, che è terminato, quindi lo vedrete veramente a brevissimo. Io vi ringrazio come al solito, oggi è venerdì, come dico sempre, concedetevi un bel fine settimana, divertitevi, stay metal, stay glorious, il grazie vi saluta, che la gloria è sempre con voi, seguiteci sempre qui su metal.it. Ah no, non ho detto le cose, il mantra finale, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su per questo video, iscrivetevi al canale, abbiamo superato i 900, siamo sui 910, la strada per i 1000 ormai è tracciata, dai che ci siamo quasi, fatelo conoscere ai vostri amici conoscenti, mi raccomando, dai che arriviamo a 1000, facciamo un bel mega concorsone. Sapete che in queste settimane passate abbiamo allargato veramente la nostra rete social, quindi ci trovate su gruppo di Facebook, pagina di Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, chi più ne ha più ne metta, poi ovviamente ci sono quelli storici, il portale, ovviamente consultabile comodamente anche da cellulare, e il forum, che sarà anch'esso aggiornato, diciamo io lo seguo normalmente con l'applicazione per Android, per iOS e Tapatalk, ma nei prossimi giorni sarà comunque anche aggiornato e sarà consultabile in versione mobile anche direttamente da browser, quindi vi ho detto anche questo, mamma mia, mi stavo per scordare, mi ammazzavo. E quindi che dire, questo è tutto, io vi ringrazio di nuovo, che la gloria è sempre con voi, dai grazie a tutto, ciao!